un cestinetto che arriva dritto dritto dal gabinetto. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Voi lo sapete che io vado a stagioni, a periodi. Questo è il periodo delle anime dei rotoli di carta igienica. Mi sto sbizzarrendo a trasformarli in 450 milioni di cose. Oggi trasformeremo insieme questo insipido pezzo di cartone, dopo averlo sterilizzato, mi raccomando, e vi dirò nel video come fare. Basta metterlo in forno a 140 gradi per pochi minuti, dai 90 ai 140 gradi, lo trasformeremo in un bellissimo cestinetto pasquale che allieterà non soltanto le nostre giornate pasquali, ma abbellirà le nostre tavole e i nostri angolini di casa. E allora, prima di spostarci sul piano da lavoro, pollice in su, condivisione, e adesso andiamo di là e andiamo a vedere il cestinetto pasquale come si fa. Ed ecco l'occorrente per i nostri cestinetti di Pasqua. Un'anima di rotolo di carta igienica che avremo precedentemente sterilizzato ponendola in forno dai 90 ai 140 gradi per una mezz'oretta. Io sterilizzo così tutti i miei rotolini di carta igienica che, seppur puliti, sempre in bagno hanno alloggiato. Un pezzettino di cartoncino dello stesso spessore o di uno spessore molto simile e dello stesso colore o di un colore molto simile dell'anima della carta igienica. Un acrilico bianco, un pennello, un tagliabalza, un paio di forbici e della colla acetovinilica o della colla a caldo. E poi ci occorreranno anche una matita e un righello. Iniziamo subito. Come prima cosa prendiamo la nostra anima di Scottex è il nostro cartoncino e disegniamo due cerchi. Facciamone un'altra perché di quello ho fatto troppi segni e non capisco quale sia il segno giusto. Perfetto, uno e due. Adesso prendiamo un qualcosa di più piccolino, lo metto un po' più dentro rispetto alla circonferenza, vedete, non proprio poggiato sopra, ma un po' più, mezzo centimetro più giù rispetto al margine della circonferenza, e faccio un secondo pallino. E poi semplicemente con un pezzetto di cartoncino definisco quella che potrebbe essere la sagoma di un orecchio da coniglio e lo vado a ricalcare. E perché l'ho definito? In modo che mi vengano tutti uguali, perché sennò io cambio forma. Se voi siete bravi e fate tutte le forme uguali, buon per voi. E lo vado a ricalcare sui miei due coniglietti che ho creato. Voilà! E adesso ritaglio queste due sagome. Dopo aver fatto le due sagomine di coniglio, mettiamole da parte e prendiamo l'anima del nostro, della nostra carta igienica. Quindi segniamo 3 centimetri anzi segniamo 4 centimetri e per far sì che la linea cada dritta mettiamo in verticale nel frattempo passa Valentino Rossi, salutiamolo, e da una parte e dall'altra. Voilà, e facciamo, vedete, questa apertura, quindi tagliamo questa porzione, avremo questo tondino semi aperto, ok? Adesso, lasciando un centimetro dal margine superiore, così, adesso segniamo un centimetro per volta tutto il perimetro del rocchetto di cartone, dell'anima di cartone. E come abbiamo fatto prima, avendo preso il centimetro nella parte inferiore, poniamo il righello e il rotolo dritti e tracciamo tutte le perpendicolari in
modo da scandire centimetro per centimetro tutto l'andamento dell'anima del rullo. Adesso prendiamo un centimetro a destra, un centimetro a sinistra, un centimetro anche dall'altra parte a destra, a sinistra, cioè è un centimetro a destra, e tracciamo così una linea più o meno di un centimetro che giri tutto attorno al corpo del rotolino. Voilà! Adesso, partendo dall'inizio, facciamo sì, la teniamo, X la togliamo, sì, la teniamo, X la togliamo, 1, 2, 3, 4 le togliamo, da quest'altra parte, sì, la teniamo, X la togliamo, sì, lo teniamo, X lo togliamo, e sotto è esattamente al centro invece ci saranno due sì, cioè teniamo le barre sotto. Adesso quindi avrà un andamento con una striscia e un vuoto, una striscia e un vuoto, due strisce piene, un vuoto, un pieno, un vuoto, un pieno. Poi eliminiamo questo e questo. Stessa cosa facciamo con l'ultima porzione, quindi inseriamo la lama. Adesso quello che avremo sarà questo. Ora prendiamo i bordi e mettiamo della colla. Sia sul bordo di destra, questo potete farlo anche con la pistola per colla a caldo, che sul bordo di sinistra. Prendiamo i nostri simpatici coniglietti, lasciamo la parte coi 2 cm sotto, poggiamo i coniglietti e chiudiamo attorno. Coniglietto numero 1, e dall'altra parte coniglietto numero 2. E come vedrete, non appena li lascerete, oppete, si abbatteranno, motivo per cui occorrono dei piedini da una parte e dall'altra. Prendiamo le rimanenze, dividiamole in quattro strisce, e fatta questa cosa non faccio altro che arrotolare. Poi chiuderò voilà e schiaccerò ben bene così. Non appena saranno asciutti, proprio qui dove ci sono le giunture tra la prima fessura e la parte chiusa alla base, poggiamo i nostri piedini 1 e 4, così, e vediamo adesso, sì, adesso il nostro cestinetto sta su. Adesso è il momento di dipingere e cominciamo a dipingere tutta l'anima di cartone, di bianco. Una volta dipinto tutto il cestinetto, lasciamolo asciugare completamente, all'interno del quale andrò ad alloggiare della raffia e delle ovette. Sporcherò il fondo del mio cestino con un po' di colla, voilà, taglierò
dopo che ho arrotolato un margine della raffia e l'andrò a disporre a mo così di all'interno del mio cestino. È l'ora di mettere le cose importanti, le ovette. E allora colmiamolo tutto quanto di ovette di cioccolata. È pienissimo di ovette da qualunque parte lo guardiate. Bene, così non si capisce bene quanto sia carino. E allora vi faccio le foto per farvelo apprezzare. Voi mi raccomando, lasciate un pollice in su, una condivisione, e noi ci vediamo al prossimo video creativo. Ciao, lascia un like! Non è troppo carino. Lo so, il livello delle uova è sceso pericolosamente. C'è qualcuno qui che viene ad attingere. Femminuccia da una parte, maschietto dall'altra, adorabile da qualunque parte lo guardiate. Per impreziosire angoli della vostra casa con veramente pochi soldini. Nulla direi, giusto un acrilico che utilizzerete spennellandolo qua e là. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione, e noi ci diamo appuntamento per un nuovo video creativo. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!